Tu vedi che sto bene? Sei sereno? Molto, molto. Tu mi vedi qui, non sono andato via. Queste le poche parole che ha rilasciato padre Graziano al suo arrivo ad Arezzo per l'udienza del processo a suo carico per l'omicidio di Guerrina Piscaglia. Padre Graziano è arrivato da Roma, dal convento dell'ordine Premostratense, dove si trova agli arresti domiciliari dal 1 febbraio 2014. È arrivato ad Arezzo con il suo legale Francesco Zaccheo in ritardo di un'ora, quindi ad udienza già iniziata. Tanti testimoni chiave che sono stati ascoltati nel corso dell'udienza. Il principale indubbiamente è Giuseppe Pina Mazzoni, la catechista di Caraffello, che il 10 maggio 2014 ha ricevuto un sms dal cellulare di Guerrina con su scritto: tu hai parlato male di un uomo di Dio. Quello che dovevo dire l'ho detto dentro. Ma ad oggi l'SMS originale inviato dal telefono di Guerrina Piscaglia ricevuto dal marito di Giuseppina Mazzoni non sarebbe più disponibile. Il messaggio è stato infatti prima inoltrato dal cellulare del marito a quello della signora Mazzoni e poi è stato cancellato da entrambi i dispositivi. La difesa di padre Graziano ha richiesto ed ottenuto il sequestro dei due cellulari per ulteriori verifiche. L'SMS è stato inoltre mostrato ai carabinieri solamente nel mese di luglio. Non solo non esiste l'originale, ma esiste la copia modificata dalla signora Mazzoni, ma è o non è una distruzione di un elemento di prova? Non si può accettare in questo sistema che una persona che riceve il 10 maggio un messaggio di quella importanza a 10 giorni dalla scomparsa di Guerrina, che lo cancella, previo invio lei dice al suo telefono, e poi lo cancella anche dal suo telefono e non va dai carabinieri. Giuseppina Mazzoni ha inoltre parlato del rapporto che si era creato tra la casalinga e padre Graziano, una circostanza che l'avrebbe spinta a scrivere in un primo momento al vicario Gioacchino Dall'Are e poi all'arcivescovo Riccardo Fontana per informarli della situazione. A Monsignor Fontana la donna ha inviato addirittura una raccomandata il 14 luglio. Ed è sempre stata la catechista a riportare in aula le pene d'amore di Guerrina, che sempre più si struggeva per il frate congolese, al punto di essere scoppiata più volte in lacrime davanti alla signora Mazzoni. Nell'abitazione della signora Mazzoni, nel momento in cui viene divulgata la notizia dell'innamoramento di Guerrina nei confronti di padre Graziano, sappiamo benissimo chi era presente. Era presente anche la signora Mazzoni. E allora mettiamo insieme questi elementi: lei li conosceva, lei ha modificato il messaggio, lei l'ha passato in un altro telefonino, lei l'ha cancellato dal primo telefonino, lei l'ha cancellato dal secondo telefonino, lei aveva una credine forte nei confronti di un sacerdote che non condivideva dal punto di vista liturgico.